Beh, che noi abbiamo ridotto spesso il laico impegnato a quello che fa qualcosa per noi in parrocchia o dentro un movimento. Invece il laico è quello che vive il battesimo in fabbrica, con i calzini che dicevo prima, e scusate, in quella forma alta e pura e nobile di carità che si chiama politica. È sferrando una bella provocazione che il vescovo Luca Raimondi è andato alle radici battesimali della vita secolare. Di contenuti illuminanti come questo avevano bisogno i francescani secolari, riuniti in Assemblea Nazionale dal 18 al 20 marzo scorso nella significativa e familiare cornice di Assisi. L'ordine francescano secolare, infatti, finalmente radunato in presenza dopo 2 anni di distanziamento e, sia pure preziosi, collegamenti da remoto, è potuto ripartire fisicamente alla riscoperta della sua identità laicale di chiesa in uscita, enucleando dall'udienza che il 15 novembre scorso Papa Francesco ha dedicato ai francescani secolari di tutto il mondo, la tematica forte dell'appuntamento presente. Tutti fuori. Allora, questo fuori tutti, che nasce dall'incontro con Papa Francesco, l'abbiamo fatto nostro, ma crediamo fermamente che non possa rimanere uno slogan. Anzi, vi chiediamo per piacere che non diventi solo uno slogan. Allora, questa assemblea può essere l'occasione per iniziare a capire in che modo rendere concreto fuori tutti. A parlare è Luca Piras, ministro dell'Ofs d'Italia, che presenta anche uno strumento concreto, un toolkit che aiuterà i francescani secolari a elaborare nuove idee operative e a riportarle nel quotidiano. Abbiamo pensato per questa assemblea di immaginarci una cassetta degli attrezzi che abbiamo messo anche qua davanti per vederla concretamente. E allora tutte le cose che ci racconteremo in questi giorni, tra oggi e domani, a partire da stamattina, ma a partire anche dal raccontarci gli strumenti che come Fraternità Nazionale stiamo provando a rielaborare, a mettere in campo, possano essere in qualche modo quegli attrezzi che di volta in volta, nella quotidianità, nelle nostre relazioni di tutti i giorni, possano esserci utili per concretizzare fuori tutti, per essere pronti ad incontrare, accogliere, ascoltare, prenderci cura e operare. Con Allora, queste appunto, parole con il l'invito ministro nazionale ha dato il via all'atteso ad una appuntamento assemblea. Assisiate, denso di spunti di riflessione, ma prima ancora ricco del semplice ritrovarsi insieme. L'assemblea in sé è stata infatti il dono più prezioso. A dirlo è Ettore Colli Vignarelli che, dopo aver moderato il momento della tavola rotonda e aver vissuto il weekend fraterno, in qualità di direttore del nuovo Francesco Il Volto Secolare, scrive: L'assemblea di fine marzo è riuscita a mettere davanti a ciascun francescano secolare presente, alle nostre fraternità regionali con i loro responsabili, anche un importante momento di riflessione, non leggero né autoconsolatorio. Anzi, in alcuni momenti persino urticante e fastidioso. A cominciare dal titolo, quel grido forte, Tutti fuori, che ci scuote senza mezze misure, soprattutto se lo pensiamo collocato nel tempo che ci è dato di vivere. Un tempo complesso, stretto tra due eventi senza precedenti, come una pandemia che ha stravolto le vite del mondo intero e una guerra appena fuori dall'uscio. Covid, guerra, davanti a problematiche e a sfide tanto grandi, prima di riflettere e confrontarsi, i laici francescani adulti e gifrini hanno scelto di aprire la 3 giorni con la preghiera. L'inizio della mia storia. Il venerdì sera, infatti, ci si è ritrovati in una suggestiva basilica di Santa Maria degli Angeli a luci basse e rivolte sulla Porziuncola, per una veglia presieduta da Fra Massimo Travascio, che in modo speciale ha fatto risuonare con la sua riflessione la dimensione del silenzio. Siate uomini e donne capaci di silenzio.
siate uomini e donne capaci di una testimonianza che parte dalla lode e dal ringraziamento. Siate uomini e donne in cui non è presente il lamento, che è forse uno dei più grandi nemici oggi della fede. A intercalare la meditazione, le parti recitate da Riccardo Leonelli nei panni di Francesco. Lo Spirito mi conduce dentro quella chiesa a pregare. Mi prostro davanti al crocifisso. Sono toccato dalla sua grazia. Mi ritrovo cambiato. E il poverello è stato interrogato dalle giovani Serena Sablone e Laura Pascucci, che hanno dato voce ai desideri e alle domande dei laici francescani. Oggi siamo chiamati a venire a te, poverello d'Assisi, che hai fatto della povertà la tua sposa e della Chiesa il tuo unico amore. Oggi ti presentiamo tutti noi e preghiamo a te di intercedere per le nostre fraternità. Aiutaci ad essere testimoni dell'amore di Dio. A conclusione della veglia, un gesto ha fisicizzato il mandato. L'accensione di 12 candele da parte di 12 francescani secolari li ha accostati idealmente ai 12 apostoli, chiamati a portare al mondo la luce di Cristo. E poi l'augurio del ministro nazionale. Riuniti di nuovo insieme nel luogo in cui un po' tutto è iniziato. Per cui vi dico semplicemente benvenuti e vi auguro dei giorni di ascolto, di incontro, di preghiera, di riflessione e di festa. Davvero buona assemblea a tutti. Il sabato mattina alla Domus Pacis è stato il momento della tavola rotonda a cui hanno preso parte Giovanni Luca Raimondi, vescovo ausiliare di Milano, Massimo Pallottino, focal point per le campagne di advocacy internazionale di Caritas Italiana, e Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, presentati e coordinati nei loro interventi da Ettore e preceduti dall'introduzione del ministro nazionale OFS. Perché fuori tutti dove? Per fare cosa? Con chi? Sono tutte domande che siamo chiamati a porci. Ieri ci è stato detto fuori tutti a partire da noi, a partire da un rinnovamento del nostro cuore. E allora fuori tutti per essere osservatori attenti, artigiani di relazioni e di carità. Perché fuori tutti si deve far carne nella quotidianità. Proveremo a capire che, aiutati dai nostri ospiti, dai nostri relatori, da questi fratelli speciali che hanno accettato il nostro invito, proveremo a capire che fuori tutti non è per tutti allo stesso modo, ma ognuno avrà la sua occasione. Allora fuori da dove e fuori dove? Perché non abbiamo voglia di dire fuori da questa mentalità del si stava meglio quando si stava peggio? Io voglio stare meglio adesso, con i linguaggi di oggi, con i giovani d'oggi che sono meravigliosi, avranno tanti difetti, ma scusate, molte cose meglio di noi. I giovani d'oggi, ad esempio, sono meno ipocriti di noi, della mia generazione, sicuramente, sono più veri, ecco, per questo sono più schietti nel dirci mai stufato, non ti seguo. Per cui io oggi voglio essere qui. Oggi basta col dire, per favore, interrogatevi poi anche nelle vostre assemblee, ma quali sono le cose che dobbiamo abbandonare? Perché fuori da dove dobbiamo saperlo, no? Secondo, fuori per dove? Io penso che da quando gli apostoli hanno mollato Tel Aviv, Giaffa, e hanno preso la barca nel Mediterraneo e si sono allontanati da quella che era considerata la Terra Santa, è perché da quando Dio si è fatto uomo
non esiste più la Terra Santa. Ogni uomo è la Terra Santa dove lui poggia i piedi della sua gloria. Quando Dio si è fatto uomo non c'è il recinto sacro, lo spazio sacro. E allora fuori per dove? Dove abita l'uomo? Dove abita l'uomo? Cominciare da mia moglie, da mio marito, dai miei figli, da chi lavora con me. Dove abita l'uomo? Lì c'è già Cristo, eh? Da questa angolatura visuale è più facile rispondere a un'altra domanda. Fuori con chi? Lo stesso Don Luca Vescovo afferma che quando si parte per un viaggio è più importante con chi piuttosto che verso dove, perché questo dettaglio, dice, può rendere piacevole anche un viaggio all'inferno. Anche Massimo Pallottino dal canto suo risponde al fuori con chi, ricucendo gli strappi tra mondi lontani e vicini. Quando siamo giovani, studiamo scienze politiche, lo condividevo prima con Ettore, pensiamo a andare in giro per il mondo, le Nazioni Unite, che cosa faremo, dove andremo. Ho sempre cercato di tenere il collegamento tra quello che vivevo nel mondo e quello che invece vivevo nella mia città, nel mio quartiere. Quindi anche con una esperienza di volontariato, di militanza, di collegamento con altre realtà che erano sul territorio intorno a me. Mi ricordo una cosa un po' seppellita nella mia memoria, nella mia esperienza, un'associazione che si chiamava Punto Solidarietà e che aveva come suo specifico il fatto di sostenere sempre due progetti, uno lontano e uno vicino, per segnalare questa connessione che c'è nel mondo che viviamo. L'ultimo passaggio del dialogo è dedicato all'attualità della guerra. Siamo sempre purtroppo provinciali, no? Quando ci tocca da vicino. E i nostri africani ci stanno dicendo in questi giorni: ma bravi, state accogliendo, bravissimi. E noi? Però così. Ovviamente ci sono le situazioni diverse, no? Di là, per amor di Dio, tutto quello che poi i politologi ci spiegheranno e noi ascolteremo. E dentro tanto baccano che si sta facendo, purtroppo nel dire ma qui e là, io ho scoperto alcune cose. La prima è questa: non devo fare il tifo per nessuno se sono cristiano. Sì, ho capito, c'è chi è aggredito, chi è aggressore, va benissimo, ma fare il tifo quando ci sono i morti, quando ci sono i bambini, quando ci sono le donne che scappano, quando c'è gente che non troverà più la casa, fare il tifo per chi? Io faccio il tifo per la pace. L'intensità delle riflessioni dei relatori innesca l'intervento dei francescani secolari e si riversa nei passi successivi dell'Assemblea Nazionale, che prosegue il sabato pomeriggio presso Casa Leonori, animata dalle testimonianze di fratelli e sorelle che si fanno coraggiosamente carico del grido del popolo ucraino, ma anche delle forme di povertà che gravano sul nostro territorio. A Baccanello, in provincia di Bergamo, l'OFS ha aperto una casa di accoglienza per papà separati in un convento che stava per chiudere e invece è rifiorito, come racconta Danilo Riva. Ci siamo riuniti come fraternità e abbiamo deciso all'unanimità, meno una persona che si è astenuta, di rilanciare ai frati una proposta. E abbiamo sentito il nostro ordine francescano regionale, quindi Gianni ti ringrazio ufficialmente, che siamo riusciti con il loro primo aiuto a ristrutturare un mini appartamento e questo ci ha permesso di accogliere subito. Come avete visto era una cucina condivisa, due camere, due bagni separati e poi abbiamo le celle. 5 celle sono state ristrutturate per l'accoglienza singola, ne abbiamo altre 15 e è partito un progetto di ristrutturazione che costerà 500.000 euro circa, non abbiamo una lira, quindi però noi partiamo. Della realtà di Rieti invece riferisce Carola Serilli. Siamo trovati ad affrontare un terremoto e la stessa sera alcuni volontari sono partiti a portare il latte ai bambini che sentivamo dai telefoni piangere. È stato un grido d'aiuto molto più grande di quello che pensavamo. È stata veramente una scoperta di Dio vicino, ci siamo sentiti abbracciati da Lui, abbiamo potuto condividere con Lui
questa grande esperienza che spesso ci siamo ritrovati a dire non può essere che opera sua. E ovviamente questi ultimi eventi ci hanno turbato. La guerra non è certo una bella cosa, ma ci siamo rimboccati le maniche anche con questo. Abbiamo aiutato, abbiamo cercato di aiutare, siamo stati sommersi di ogni ben di Dio, ma sentiamo vicino non soltanto l'OFS, non soltanto noi facenti parte e aver abbracciato questo cammino, Marieti, la Valle Santa, Solidale, in ogni sua sfaccettatura. Carola è volontaria della Mensa Santa Chiara, opera di solidarietà sociale fondata a Fonte Colombo, Rieti, dall'attuale responsabile Stefania Marinetti, consigliera nazionale OFS, che fin dagli albori del progetto ha avuto per movente il desiderio di incarnare il Vangelo. Io amo dire non un Vangelo che si incarta, ma che si incarna. E quindi io voglio chiedere qualcosa di molto più intimo. Non può essere nato così, cioè nasce da una persona che poi trasmette a tutti gli altri, li entusiasma, li coinvolge e quindi si fa insieme, perché da soli non si fa, no? La realtà istituita da Stefania tende concretamente le mani a terremotati, migranti, malati oncologici e rifugiati ucraini. Analogamente, a Foggia, Concetta e Roberto Ginese si spendono per ogni bisognoso nella casa di accoglienza che hanno fondato. Quest'uomo fu chiuso in una stanza perché avevamo paura di che cosa fosse, di che cosa volesse, però trascorse la notte al coperto. La mattina dopo trovammo finalmente un essere umano, una persona distrutta, che parlava di una famiglia che non c'era più, di un abbandono della moglie, dei figli e di una sua fuga verso non so neanche io dove, disse. Ecco, io credo che quello fu l'inizio e mi piace restringerlo e spiegarlo così, no? Perché all'inizio di ogni attività di questo genere c'è bisogno di alcune condizioni straordinarie, ci vuole il coraggio, ci vuole qualcuno che creda ancora che il Vangelo sia un qualcosa di reale. Non sono mancati i feedback dell'assemblea, con ringraziamenti sentiti, come quello di Giovanna, sorella venezuelana. Grazie per questo servizio. Dopo la condivisione, l'assemblea ha ripreso i lavori con la presentazione del programma del nuovo triennio formativo, a cura del vice ministro nazionale OFS, Donato Mastrangelo, e con gli aggiornamenti di alcune fraternità di servizio, come quella impegnata nella comunicazione nazionale, in fase di rinnovamento, e quella dedicata all'evangelizzazione e presenza nel mondo, che sotto la sigla EPM si occupa del progetto di carità e vicinanza dell'OFS nazionale, pietra su pietra. Non sono mancati i momenti conviviali e di spettacolo e di festa, perché la dimensione domenicale e gioiosa della fraternità è quanto di più prezioso da vivere e ricreare in tutte le relazioni. Prima delle partenze, il ministro Luca Piras consegna un messaggio da portare a casa. Ecco quindi che l'invito non è andare tutti fuori in maniera casuale, ma un invito ad uscire a partire dall'impegno di lavorare sul nostro cuore, di cambiare il nostro cuore, di partire dall'incontro vero con Gesù. Ecco quindi che a partire da un lavoro personale diventa importante l'impegno concreto anche nelle grandi tematiche che ci stanno interrogando questi giorni. Tutto questo, come ci ricorda anche Papa Francesco, non è staccato dalla vita spirituale. Un po' quindi abbiamo ragionato su un mix, su quello che sono gli aspetti della vita dell'uomo, cioè la vita spirituale, l'affidamento al Signore, l'incontro con il Signore e l'impegno concreto nella vita quotidiana, nell'incontro con le persone bisognose, ma anche con le persone che semplicemente fanno domande importanti, che richiedono una risposta importante.
Un'ultima parola da riporre in valigia, o meglio nella cassetta degli attrezzi, viene per l'Ofs dal vescovo Luca Raimondi, che tiene alta l'asticella della vocazione francescana. Mi aspetto questo dall'ordine francescano secolare, che siano persone di unità, come Francesco, nella comunione col Santo Padre, con i loro pastori, con i vescovi delle singole diocesi, con i frati, con tutte le persone che operano nella pastorale, ecco, essere lievito di unità e di fraternità dentro la Chiesa. E penso che anche per il mondo questo sia un segno importante. Un segno importante perché significa, per chi crede o per chi non crede, ma questa distinzione è fittizia. Noi siamo in cerca dell'uomo che pensa, che ragiona, che cerca, che si mette in cammino. Ecco, trovare punti di fraternità anche con chi al di fuori della Chiesa sente questa passione per l'uomo, che è squisitamente cristiana e per questo ancora di più francescana.